presentare il personaggio di questa sera è sufficiente dire il suo nome e invitare sul palco Kurt Imberger, che salutiamo con Kurt Imberger è l'alpinista vivente che l'unico alpinista vivente che è riuscito a scalare in prima ascensione assoluta 2.8000. Kurt ha realizzato il primo film in sincrono, pensate, sulla vetta dell'Everest, 1978. Queste cineprese video non esistevano. Avevamo una normale cinepresa 16 mm, avevamo un registratore, e perché questi due corrispondono ci voleva il cosiddetto chuck. Il chuck, chi lo sa, dice perché lo spiega, ma molti non lo sanno, era una sicella nera dove si scrive su scena numero 1, 2, ed è spaccata e poi si congiunge e questo fa un clac, no? Questo già. Quando nell'immagine si vede che queste due metà della sicella si toccano, sul nastro si sente quel rumore. Allora, in cima all'Everest, questa asticella non l'abbiamo. Quindi io dico, bastano le mani, e per quello ci sono le due mani, no? Le due parti dell'asticella, qui sono le due mani, e si fa scena numero uno, no? Nel momento che si toccano le mani si sente, e sul registratore, sul nastro si sente questo. Allora dopo, con molto lavoro, si mettono insieme i pezzi del film esattamente con quelli del chuck, del nastro. Quando io in cima all'Everest dico ai miei compagni francesi, adesso per favore toglietevi i guanti perché dobbiamo fare il chuck. Ah no, tu sei matto. Noi non ci conciliamo mica le dita, ma dico è solo un attimo. No, 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 no. Allora non hanno tolto. Allora io dico, va bene, fate con i guanti, così e così, e nel momento che davanti agli occhi passa la mano, gridete ad alta voce chuck. Qui, chuck, chuck, no? Così. Solo abbiamo fatto varie prove e l'aria è sottile, secca, fredda, lassù, e hanno cominciato a tossire. Quindi queste scene della cima sono meravigliose, però erano piene di tosse. Ma i francesi a Parigi, quando hanno visto questo film, hanno detto meraviglioso, ma sta tosse. Hanno tolto tutta la tosse, perché sono artisti, perché i primi francesi in cima all'Everest non devono tossire. E 1956, Kurt ha 24 anni ed è il primo alpinista che riesce a salire integralmente la parete nord del Grazebrunn, una montagna che è un 3000 abbondante che sta soprassolta oggi in attuale. A quei tempi la parete nord del Grazebrunn era sovrastata da un'enorme meringa di ghiaccio, un'enorme cornice che strapiombava e si attorcigliava su se stessa a forma di meringa, che fuoriusciva nel vuoto per molti metri, come questa sala. Quindi immaginate una struttura gigantesca ed estremamente delicata che Kurt per primo riesce a superare, ma riesce a superarla in anni in cui la pioletrazione era una cosa futuribile. Lui aveva un buon equipaggiamento, ma era l'equipaggiamento degli anni 50, era un po' degli anni 50, un negozino che ho ancora visto a casa sua, che per l'epoca era all'avanguardia, ma certamente non era in grado di ancorare nel ghiaccio, faceva tanti gradini, tanti buchi, insomma. Lui riesce a fare questa salita e diventa famoso subito. Molti scrivono che c'è un ragazzo di 24 anni che è diventato in un attimo il miglior ghiacciatore dell'Austria. E lo sente dire anche un grande alpinista, questo, che è Hermann Burr, il quale, grandissimo alpinista, si mette in contatto con Kurt e lo invita alla spedizione, alla sua prima spedizione in Himalaya. In quell'occasione, con altri tre compagni, capo spedizione era Hermann Burr, ma c'erano anche
altri due austriaci, Markus Schmuck e Fritz Lichterstetter, inventeranno il Broad Peak, prima ascensione assoluta, e lì, da un'idea di Hermann Bull, nascerà il Westalpenstil, cioè lo stile Alpi occidentali, che non è propriamente lo stile alpino, ma è un gradino intermedio verso lo stile alpino, rispetto allo stile che veniva adoperato allora per salire i grandi 8000. Niente portatori e niente ossigeno, tutto sulle proprie spalle, facendo i campi in salita. Queste sensazioni che hai sulla cresta di Peltre, sono 8 km questa cresta se la fai integralmente, e tutto quel tempo tu senti la forza della gravità che tira giù e la forza del vento che con le nuvole che tirano in su, che formano le conici, ma anche sono come i nostri sogni che sempre vanno in su. Qui appena siamo usciti dalla nord, parete nord della Grande Ronde, e sto guardando giù e mi sto chiedendo, ma come mai queste pareti nord hanno un fascino così diverso dalle vie normali? Ancora oggi non ho le spiegazioni. Infatti non avevano spiegazione e per questo ho fatto una nord dopo l'altra. Sono cose che non si possono descrivere. Ma quando ti siedi e guardi a lungo questa parete è tua, anche se non la scavi, sulla grande cresta di Peltre, una delle tante volte che ero su, e non siamo arrivati in cima. Però la cima non è, come avete già capito, la cosa più importante, è quello che si vede lassù. A volte c'è la cima, va bene, è meglio, però a volte non c'è, e qui non c'era. I turisti sognano, e io in questi mesi di fare la guida ho proprio trovato dei grandi, insistenti sognatori del buon tempo del Monte Bianco. Everest, insomma, una cresta che nel tutto il suo sviluppo forse avrà 30 km ed è mai ancora stata attraversata. Le punte quasi tutte sono state scalate, però nessuno ancora ha usato di fare questa traversata completa. Andiamo sull'Everest. Non abbiamo neanche noi una buona spiegazione perché vogliamo andare su, ma c'è qualcosa che ci tira su. Non sappiamo se sono le anime degli nostri antenati, ma qualcosa ci deve essere nel nostro spirito che ci fa andare su, sempre più su.